Ciao a tutti ragazzi, ben trovati sul mio canale. Come sempre, se non avete fatto ancora, iscrivetevi al canale. Se vi piace questo video mettete un like. Se volete le novità, a fine video selezionate la campanella e avrete tutte le novità dei nuovi video che pubblicherò. Oggi volevo fare un video per quanto riguarda uno stereo. Avevo già fatto una recensione di uno stereo un po' di tempo fa, quindi se volete andarvela a rivedere vi lascio il link in descrizione. Oggi voglio fare la recensione di uno stereo, diciamo, in quella gamma, quindi uno stereo sotto i 50 euro. Questo nello specifico dovrebbe stare sotto i 40 euro. In più c'è un buono sconto, mi sembra, del 15%. Quindi se andate su Amazon, sul link che ho lasciato, troverete il prezzo dello stereo. Detto questo, iniziamo a vedere di che cosa si tratta e andiamo ad installarlo direttamente sul mio camper, in modo da fare tutte le prove per tutte quante le funzioni principali dello stereo. Andiamo ad aprire la scatola. Questo è l'imballo originale che ci arriverà a casa. Andiamo ad aprire. Nella scatola troviamo il nostro telecomando, diciamo, a infrarossi da volante, gli adattatori DIN per la parte europea e troviamo il nostro stereo con il nostro libricino di istruzioni. Il libricino di istruzioni, sto vedendo che, non so se c'è l'italiano, sì, è anche in italiano, quindi abbiamo anche la scritta in italiano. Quindi andiamo poi a vedere tutte le funzioni una volta installate. Togliamo l'imballo e lo tiriamo fuori dalla busta. Allora, come possiamo vedere già così a primo approccio, a differenza dell'altro stereo, questo abbiamo anche l'orologio direttamente sul display iniziale, diciamo sulla plancia iniziale. Gli stereo ormai quasi tutti sono di questo formato, non perché siano particolarmente economici, ma perché in realtà non avendo la slitta del lettore CD vanno automaticamente a prendere meno spazio, il che è anche positivo perché dietro poi tutta quella marmaglia di cavi che abbiamo all'interno del nostro cruscotto rimane là e non ci impiccia quando andiamo ad infilare i cablaggi all'interno dello stereo. La sostituzione di uno stereo ormai è alla portata di tutti, c'è solamente da connettere i cavi europei che sono già precablati, è impossibile sbagliarsi, e il cavo dell'antenna. Quello poi lo vedremo insieme nella fase di installazione. Abbiamo i pre-out, abbiamo i connettori RCA che sono le uscite non amplificate dove poter andarci ad attaccare con un amplificatore, e abbiamo praticamente le uscite invece amplificate, alimentazione sotto quadro e tutti quanti i comandi direttamente sul retro con i connettori originali europei. La slitta per incastrarla, la dima, diciamo, è già presente inserita nello stereo, poi l'andremo a sostituire ovviamente con quella del nostro stereo che andremo a togliere. Quindi abbiamo un lettore di card sul frontale, abbiamo due prese USB, una credo sia più potente come amperaggio e una come lettore, quindi avrà meno amperaggio di carica. Abbiamo un ingresso ausiliario, soprattutto dovremmo avere diversi tipi di colore dei LED, quindi poi andremo a vedere tutte le caratteristiche. Questo stereo ha l'RDS, supporta fino a 30 stazioni in memorizzazione, è utilizzabile con tensioni che vanno da 9 a 24 volt, quindi possiamo utilizzarle sia nelle vetture normali a 12 che nei camion o diciamo nei mezzi dove hanno una tensione in 24 volt in DC. Dispone di due porte USB, di cui una è a portata di 2,1 A, quindi è anche idonea per la carica dei nostri smartphone. La funzione Bluetooth invece equivale alla 5.0,
è possibile utilizzarlo anche come viva voce, ha il microfono direttamente sulla plancia, ha un ingresso aux in ingresso direttamente in plancia tramite un jack da 3,5 stereo ovviamente. Ha sulla visualizzazione direttamente sempre in plancia anche l'orologio, molto semplice ma d'impatto, quindi non è che andiamo a cercare l'ora in maniera particolare sullo stereo, ce l'abbiamo direttamente sopra in maniera digitale, poi la vedremo insieme una volta installato. E una cosa carina, ha praticamente 7 colori differenti di retroilluminazione, quindi io potrò scegliere tra un'illuminazione che va dal blu al rosso a una gamma di colori che ecco non è il singolo colore sempre monotono, ma è possibile cambiarlo a nostra discrezione in un attimo. La potenza data in uscita tramite il suo amplificatore sono 65 W/4. Ora questo non posso provarlo perché per provare questo tipo di uscita servirebbe diciamo delle apparecchiature apposite che non ho sul camper ma ho sulla macchina, e al momento non posso andare a testare diciamo l'uscita reale. Ha un fusibile proprietario da 15 A che teoricamente non dovrebbe mai intervenire. Quindi ecco, queste sono le caratteristiche principali, adesso lo andiamo a provare direttamente installato. Sul manuale di istruzioni troviamo praticamente tutto quello che ci può interessare di questo stereo in italiano. La cosa è molto carina perché effettivamente siamo abituati ad andare a cercare tutte le opzioni in lingua inglese ormai, e chi magari l'inglese non lo mastica o lo mastica poco diventa un problema. Qua troviamo tutto in italiano, tutta la procedura passo passo per andare a memorizzare i canali, a cambiare la luce del display, a memorizzare i canali radio e quant'altro. Quindi detto questo, andiamolo a provare e andiamolo ad installare. Andiamo a rimuovere lo stereo precedentemente installato togliendo la placchettina di rifinitura e andando ad estrarre lo stereo. Ora questo viene via senza linguette laterali perché lo avevo già rimosso precedentemente per fare delle modifiche sull'antenna. Quindi una volta tirato fuori il nostro stereo, stacchiamo il cavo dell'antenna, stacchiamo i cablaggi che sono praticamente già quelli giusti e lo stereo vecchio è tolto. A questo punto non ci resta altro che installare questo. Per fare ciò dovremmo togliere la slitta, quindi prendiamo gli adattatori e togliamo la slitta, agganciamo la plancia, sempre la solita aggancetti, vediamo che quando inseriamo non fa altro che aprire praticamente queste alette qua, liberando la slitta, liberando lo stereo dalla slitta. A questo punto sfiliamo andiamo a rimuovere la vecchia slitta e mettiamo la nostra. Per rimuovere le vecchie slitte normalmente basta trovare quali sono i piedini piegati, raddrizzarli e il gioco è fatto. In questo caso la slitta, questa del vecchio stereo, era fissata in un modo un po' precario perché poi sono un po' leggerine. Togliamo la slitta, la ripristiniamo un pochino a mano perché sono molto leggere e la andiamo a reinserire con il nostro vecchio stereo in modo da non perdercela.
Fatto questo, inseriamo la nostra slitta. Andiamo ad aprire solamente i gancetti limitrofi all'uscita, quindi quelli che troviamo comodi, che vanno ad impedire l'uscita dello stereo dalla plancia. Artlist.io. Una volta fatto questo, la nostra slitta è ben salda, la slitta è fissata. A questo punto ci troviamo i nostri connettori. Questi connettori qua, che erano dello stereo precedente, sono praticamente quelli che noi troviamo già in confezione, quindi noi non faremo altro che andare ad utilizzare questi se abbiamo uno stereo di vecchio stampo o non europeo che ha i connettori ISO. Se non hai connettori ISO, questi sono gli adattatori che vanno cablati, vanno attaccati sul vecchio impianto, ma il 99,9% delle nostre macchine hanno già questi, quindi diciamo che il problema non esiste. Procediamo al collegamento, quindi andremo a collegare le uscite, che sono queste, gli altoparlanti. Questi colori qua corrispondono più o meno a front, retro e destra sinistra, e andiamo ad incastrare. Stessa cosa lo facciamo con le alimentazioni. Queste praticamente invece è il cablaggio che riguarda le alimentazioni, quindi positivo completo, diciamo positivo presente, positivo sottoquadro, negativo e il positivo che accende e alza l'antenna nel caso delle antenne elettriche. Andiamo ad attaccare l'antenna. Fatto questo, abbiamo finito. Inseriamo il nostro stereo, installiamo la nostra placchettina e eccolo qua come si presenta lo stereo. Togliamo la pellicola. Ok, eccoci qua. Questo è lo stereo montato, pulsante accensione spegnimento in alto a destra, fa la procedura di accensione e di spegnimento. Il volume lo tengo a zero per questioni di copyright, potete capire bene che mi bloccherebbero i video, quindi lasciamo il volume per ora a zero. Le impostazioni principali, mode, ci spostiamo tra Bluetooth, radio e ingresso ausiliario. Nel caso in cui avremmo la penna USB e il dispositivo USB inserito, lui automaticamente ci troverebbe anche l'USB, lo proviamo tra poco. Il tasto centrale lo premiamo una volta, va sul bilanciamento destro-sinistro, seconda volta avanti e dietro, ruotiamo per cambiare i valori, ci spostiamo, abbiamo l'equalizzazione. Io le ho provate, quella un pochino più carina è rock, comunque pure le altre, dipende il tipo di impianto che si ha e la quantità di altoparlanti per alti o bassi che uno ha. Nella stessa posizione, dopo vediamo, possiamo attivare o disattivare gli extra bassi, il loud. Quindi abbiamo la possibilità di andare con il tastino centrale direttamente switchando rapidamente su tutte le funzioni. La funzione molto importante ci manda sempre con il tastino centrale del menu, ti fa fare il giro su tutte le impostazioni. Se vogliamo fare una cosa rapida, tipo in questo momento io già ho impostato l'ora ma la voglio andare a modificare, tengo premuto, premo clock, si attiva time set, tengo premuto, a questo punto basta ruotare e vado a cambiare l'orario. Mi sposto con il centrale sui minuti, faccio la stessa cosa, lo cambio e lo riconfermo. In questo modo vado a cambiare semplicemente l'orario. Mi sposto per quanto riguarda la funzione radio. Con band andiamo praticamente sulla banda F1, F2, F3, A1 e A2. Così abbiamo praticamente tre fasce radiofrequenza AF e due in AM. Come possiamo vedere, semplicemente si fa il giro,
come tutte le autoradio, una funzione comoda e rapida sono le memorizzazioni. Ne abbiamo praticamente 6 direttamente qua per ogni frequenza. Quindi F1 andremo a premere 1, è la frequenza registrata sull'1, il 2, il 3 e il 4. Per registrare la frequenza basta spostarsi su una frequenza qualsiasi, tenere premuto il pulsante e automaticamente lo memorizza. Diciamo le funzioni quelle principali: abbiamo l'equalizzazione, funzione rapida, quindi ci spostiamo col tasto equalizzazione e cambia automaticamente il tipo di musica, diciamo, equalizzata. Io lo lascio sul rock perché è quella che gli altri mi rendono un pochino meglio. Ovviamente per quanto riguarda la radio basta un clic solo sulle freccettine e lui lo va in automatico a ricercare la prima radio disponibile. Se tengo premuto mi passa in modalità manuale e poi per uscire devo ritenere premuto. Quindi tutte queste sono le funzioni un pochino principali. Spostiamoci sul menu centrale, 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 andiamo alle impostazioni luce, in questo caso è verde, basta ruotare e praticamente si cambia la luce del display velocemente in un attimo, ruotando e scegliendo tra tutte le modalità di luce disponibile. Io lascio verde perché mi sa carina. A questo punto confermiamo, usciamo e ci va automaticamente sul volume. Parlando sempre di dati tecnici, vediamo in che modalità è possibile utilizzare diciamo la pennetta. La rapidità è che appena inserita la penna USB, come vedete, automaticamente lui va a cercare la prima canzone utile che trova. In questo caso ho installato delle musiche di YouTube, quindi con il copyright bloccato, e questa parte di musica la possiamo ascoltare. Non sarà una gran cosa perché sono le musiche di YouTube, comunque diciamo che per provare lo stereo va più che bene. L'audio ovviamente è ottimo. Ottimo audio rispetto ovviamente al prezzo, perché con questo prezzo, cioè per questo prezzo qua, ha un audio fantastico, perfetto. Io ho una serie di tweeter, una serie di medi da 13, niente di che, però rende un pochino meglio dell'altro. Si sente anche la potenza, che è un pochino più profonda, quindi soffre meno i bassi. E diciamo che la qualità è migliore dello stereo a cui ho fatto la recensione la volta scorsa. Faccio sentire un pochettino a volumi accettabili, premendo il pulsante andiamo avanti, cambiamo canzone. Lui automaticamente trova le canzoni sulla pennetta, senza che noi dobbiamo andare particolarmente a cercarle. Insomma, le ho messe sulla root iniziale, quindi vista anche la funzione USB, togliamo la nostra pennetta, lui automaticamente va a radiofrequenza, a FM. Quindi, diciamo, per quanto riguarda le funzioni principali, le abbiamo viste tutte. Ora andiamo a vedere quella che forse ci interessa di più, il Bluetooth. Vediamo come configurare il Bluetooth su questo stereo.
Ok, in questa fase andremo a collegare lo stereo tramite Bluetooth. Avviene in una modalità semplicissima, non bisogna neanche andare nella modalità specifica dello stereo, e per farlo basterebbe premere il tasto mode fino ad arrivare a BT, ma noi lo facciamo tramite radio. Diciamo, adesso siamo sulla radio, quindi anche essendo sulla radio, quindi in un altro tipo di modalità, andiamo a ricercare con il nostro smartphone i dispositivi Bluetooth. Selezioniamo Bluetooth, lui si fa la sua ricerca, andiamo su Car BT, automaticamente cerca di fare la connessione, manda la notifica, confermiamo con ok e automaticamente è già connesso con il Bluetooth. Quindi se io a questo punto voglio attivare con Spotify una canzone o qualsiasi cosa, lui automaticamente, sentite, possiamo fare le prove con il volume, andiamo su BT, ci spostiamo su BT, a questo punto l'audio che arriverà sarà del nostro telefono. Ora non attivo Spotify sempre per il problema del copyright, perché non ho canzoni su Spotify che posso trasmettere tramite il video. Quindi questo è tutto, andiamo a vedere le considerazioni finali. Ok, eccoci qua per le considerazioni finali. Allora, secondo me, a parer mio, questo stereo merita ogni centesimo che costa, perché effettivamente funziona e funziona benissimo. Funziona bene anche l'uscita audio, ovviamente comprendendo il fatto che stiamo spendendo 50 euro e non è un Alpine da 500 euro, però vi posso garantire che si sente benissimo. Il finale scalda pochissimo, ho provato anche a lasciarlo ad alto volume, diciamo constatando che la dispersione di calore è abbondante, quindi non scalda neanche tantissimo pure a alti volumi. Considerando che la funzione Bluetooth sembra funzionare benissimo, ora lo proverò per qualche periodo. Per ora, per quello che l'ho provato, funziona bene, l'audio si sente bene anche con il viva voce, dipende ovviamente sempre dal nostro mezzo, perché sappiamo bene che con un camper l'audio purtroppo è un pochino forte all'interno della cabina, però lo stereo merita. E se volete acquistarlo vi lascio il link in descrizione, credo ci sia uno sconto del 15%. Ho visto che è già scontato, quindi lo andrete a pagare meno di 40 euro sicuramente. Io con questo vi saluto, se vi è piaciuto il video mettete un like, se volete le novità selezionate la campanella, e se non siete ancora iscritti al canale mi raccomando iscrivetevi al canale. Grazie mille, ciao a tutti ragazzi, al prossimo video.